Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. In primis mi scuso per l'audio perché non ho portato con me il mio microfono wireless, perché questo video non è in programma, volevo pubblicarlo appunto nel pomeriggio e ci sarò con calma, ovviamente a tema Torino. E ho tratto spunto per queste mie riflessioni dall'ultimo video di Falso Nueve, mio grande amico, e apprezzo tantissimo la sua capacità di analisi e di riflessione, dove appunto parlava del centrocampo del Torino, di questo discorso di il canne maggiore che ormai è stata un'idea tramontata, e volevo appunto dire la mia. Ovviamente vi invito a vedere il suo video perché è veramente veramente interessante. Ciao Andrea intanto. E appunto volevo fare delle mie considerazioni, perché ha toccato temi molto importanti che mi hanno fatto nascere delle riflessioni. Ovviamente, come sempre, invito a lasciare un like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, passate a trovare sul gruppo Telegram e tenete sempre d'occhio la playlist presentazioni di calciatori, perché troverete tanto pane per i vostri denti calciofili. Allora, nel video di Andrea, senza che vi spoilerò un po', insomma, appunto, che vi invito ad andare a vedere, si parlava appunto di Maggiore, un'idea tramontata, il discorso che poteva essere un profilo adatto a Juric, però pare appunto che lo stesso tecnico croato abbia bocciato il profilo e ha fatto riferimento a Ilkan, a questa differenza fisica, ma io aggiungo soprattutto una differenza di interpretazione. Vi invito anche a vedere il mio video presentazione di Ilkan, dove io lo presento, insomma, più che altro come una mezzala barra trequartista. Non è ancora formato per fare l'incursore, o comunque non ha neanche le caratteristiche per fare il vice mandragora. Ergo, mi nascono appunto delle riflessioni. Secondo me il Can, qualora poi venisse ufficializzato, andrà a ricoprire il ruolo di trequartista, perché comunque non ha ancora, come vi ho appena detto, le abilità per giocare in un centrocampo a due, ovviamente né in un 4-2-3-1 né nel 3-4-2-1 di Juric, che appunto contempla i due centrocampisti centrali, perché comunque è un centrocampista di incursione, di palleggio, di inserimento, però appunto, come dice anche Andrea, non ha la fisicità di Maggiore, di Pobega e anche in parte dello stesso Lukic, anche se Lukic è un po' meno incursore dei due precedenti che vi ho elencato. Quindi secondo me, se è vero comunque il profilo di Ilkan è stato avallato dallo staff di Juric, io lo vedo un pochino più come trequartista, quindi lo si esonera da quella fase difensiva un po' più accentuata che potrebbe avere una mezzala, e insomma lo si va a schierare sulla tre quarti offensiva come furetto, perché a differenza magari di un Praet o di un Pobega quando è stato schierato lì, ha un po' più la visione di gioco da trequartista, più il mindset da trequartista. Riguardo il discorso di sostituto di Mandragora, mi nascono due idee. Allora, la prima è il fatto che secondo me, se il Can, come secondo me, non verrebbe considerato come centrocampista centrale, a questo punto gioco forza, secondo me torna in auge la candidatura di Linetti, ma semplicemente anche perché è un giocatore che, a parte il discorso Sampdoria, non ha mai avuto un gran mercato. Prima sembrava destinato alla Sampdoria, poi addirittura allo Spezia, si parlava quasi di uno scambio con Maggiore, ma fatto sta che è stato impiegato nelle amichevoli precampionato. Ha quelle caratteristiche da incursore, nonostante la fisicità, che comunque è molto più simile a quella di Ilkan piuttosto che a quella di Mandragora o di Pobega o di Maggiore, però ha un approccio al gioco diverso, la statura è uguale a quella, più o meno, a quella di Ilkan, ma ha una struttura fisica diversa, e più, nonostante sia 1,75 più o meno, ha una gara diversa rispetto al Ilkan,
ovviamente ci sono anche tanti anni di differenza, mi pare siano 8 gli anni di differenza tra uno e l'altro, quindi più formato, più muscolare, più un box to box, una mezzala box to box, mentre appunto il giovane turco è più un trequartista. Riguardo il vice Mandragora, stavo riflettendo e non escludo un investimento su Adopò, perché comunque un giocatore del 2000 che può crescere, ha fatto una stagione e mezza buona comunque alla Viterbese, dove è stato schierato come mezzala destra in un 4-3. Però che cosa, o meglio, cosa non ha Adopò se rispetto a una classica mezzala? Il feeling col gol, perché ne ha segnati veramente pochi. Adopò è uno che ha grande dinamicità, fisico, perché anche lui è un 87, ottimo da incontrista, ha un fisico che tende al normolineo, quindi questa sua grande fisicità non va a inficiare molto sulla velocità, non è pachidermico, però comunque ha le vee abbastanza lunghe, appunto col fatto che sia un 87, ha bene contrasti, ha quell'irruenza anche del giovane, anche un buon tempo di gioco nei contrasti, o meglio, scusate, un buon tempo di intervento. Quindi non escludo che si voglia plasmare Adopò come diceva Mandragora. Ovviamente le caratteristiche sono diverse. Ricordo che Mandragora al Pescara ha giocato anche come difensore centrale in una difesa 3, quindi un po' più di impostazione. In questo caso il Torino andrebbe a perdere in impostazione, però andrebbe magari a guadagnare in fisicità. Se si mette in un blender Rincon e Mandragora, lo si gira e lo si fa andare, e praticamente potrebbe uscire una dopo. Quindi un giocatore dall'ottima fisicità, condotte di incontrista secondo me anche superiore a quelli di Mandragora, ma allo stesso tempo ti dà quella sorta di palleggio, no? Un pochino più non dico accentuato, però un pochino più di qualità. Avresti più doti fisiche di Rincon in fase difensiva. L'unico dubbio è che, o meglio, l'unica cosa sulla quale eventualmente Adopò dovrebbe lavorare, o meglio Juric dovrebbe lavorare con Adopò, è l'utilizzo del piede sinistro, perché Adopò andrebbe a ricoprire il ruolo appunto di vice Mandragora, o in questo contesto di vice Ricci, però giocherebbe sul centro-sinistra, quindi gioco forza che comunque un minimo il piede debole devi saper utilizzare, mentre Adopò è prettamente un destro, utilizza soltanto il destro. E ripeto, e secondo me potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché, visto che Bagnati sembra avere veramente poco margine di manovra a livello economico, ragazzi, allora conviene fare necessità e virtù. Conviene fare necessità e virtù, perché piuttosto che spendere altri soldi, magari, o magari un prestito con diritto, magari alto, per un altro giocatore simil Mandragora, vice Ricci, tanto vale che allora investi su un tuo giovane che comunque ha fatto una stagione e mezza a Viterbo comunque buone. Allora, questa cosa deve essere chiara. Un po' la stessa cosa di Pogba, nel senso, se Pogba comunque sarà fuori 5 settimane, è inutile per la Juventus andare a prendere un altro centrocampista, sborsare dei soldi, bensì fagicità virtù, con Fagioli, con Miretti, con Rovella soprattutto, tanto possono fare anche i cugini della Juventus con Adopò. È vero tutto, ma quando poi non vai a spendere niente, semplicemente vai a lavorare più intensamente su un tuo giovane che, se non erro, l'ho preso dal Troyes nel 2018, e quindi investi un tuo profilo, lo fai crescere, lo plasmi. Conviene questo allora al Torino. Ovviamente vi invito anche ad andare a vedere
il video di Andrea, perché cioè andate a vedere il video di Andrea, falso 9, e poi il mio, perché in questo modo avrete insomma tutte e due le chiavi di lettura, no? Ci sentite a ragionamento, il mio che è una consecutio temporum, dice così, comunque una consecutio del video appunto di falso 9. Spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente fatemi sapere, tifosi del Torino, cosa ne pensate. Vi invito come sempre a sciogliere il video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, passate una domanda su Telegram e ovviamente sempre uno sguardo alla bellissima presentazione dei calciatori. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!